Ciao e benvenuto nel canale dei CryptoFile. Vuoi sapere come si fanno a raggiungere le 200.000 transazioni al secondo in completa sicurezza e sfruttando una tecnologia differente dalla blockchain? Questo è quello che fa Tolar. Segui il video e scoprirai come. Tolar è una ICO con base in Croazia che promette appunto 200.000 transazioni al secondo, implementando anche gli smart contract e utilizzando un modello di consensus simile a quello della Proof of Stake. Vedremo oggi l'idea che sta dietro a questa ICO, daremo un'occhiata al team, cercheremo di capire meglio le token economics e poi, come al solito, analizzeremo il nostro schema dei pro e dei contro. Prima di vedere nello specifico questo progetto, vi ricordo comunque che io non sono un consulente finanziario, che questi non sono segnali o consigli d'acquisto, ma solo le mie considerazioni strettamente personali e soggettive sui progetti che analizzo. Ricordo inoltre che l'investimento nelle ICO e nelle criptovalute in genere è ad alto rischio e può comportare anche la totale perdita del capitale investito. Vi invito quindi a fare tutte le vostre ricerche personalmente ed affidarvi a una figura professionalmente autorizzata prima di investire. Ma cerchiamo di capire veramente cosa stia dietro a questo progetto Tolar. Si autoproclamano un progetto che va oltre la blockchain. Stanno infatti sviluppando un algoritmo chiamato Hashnet, che è sempre una distributed ledger technology come la blockchain, ma differente da quest'ultima come filosofia costitutiva. Questo protocollo assicura la stessa sicurezza e immutabilità della blockchain tradizionale, ma con un numero di transazioni al secondo molto più elevato. Si ispira ad un modello simile a quello di Hedera Ashgraph, altra ICO molto conosciuta, chiamato Redundancy Reduced Gossip Protocol. È un sistema di consensus diverso dalla Proof of Work e dalla Proof of Stake e basato sul voting. In pratica, i vari nodi dicono mutuamente cosa pensano gli uni degli altri, da qui appunto il termine gossip, e questo stabilisce la loro credibilità e di conseguenza quella delle transazioni. Si può facilmente intuire come questo sistema garantisca, assieme ad un'elevata velocità mutuata appunto dal modello della Proof of Stake, anche un'estrema decentralizzazione, tipica invece del modello Proof of Work. Vantaggio rispetto a quest'ultimo sarà inoltre quello di ridurre drasticamente l'energia consumata per verificare le transazioni, quella del mining per intenderci, che è appunto una questione annosa delle blockchain tipo Bitcoin. Una tecnologia, quindi, che si propone di unire il meglio delle due precedenti, e cioè scalabilità e decentralizzazione, risolvendo, o almeno tentando di risolvere, il famoso trilemma della blockchain, e cioè creare un sistema che possa garantire al contempo velocità, decentralizzazione e sicurezza. Un progetto, quindi, come potete capire, molto ambizioso. Cerchiamo di vedere se e come riusciranno a portarlo a termine. Prima cosa che sottolineo è la presenza di un prototipo che ha raggiunto le 130.000 transazioni per secondo e sul sito dell'ICO trovate un articolo di Medium con un video che appunto riporta la dimostrazione pratica di questo appunto prototipo. Questa tabella riassume un po' le caratteristiche che abbiamo già sottolineato, quindi l'estrema velocità, il fatto di poter essere una interchain support, quindi far comunicare le varie blockchain, cosa che tra l'altro Hedera Ashgraph non riesce a fare, e poi tutta un'altra serie di caratteristiche che qui potete trovare riassunte, come per esempio dicevamo appunto il basso consumo di energia, che è un po' la caratteristica di questo progetto. Altra cosa che sottolineiamo è la roadmap, che è molto ben fatta e molto ben descritta fino al momento attuale, che però sottolinea anche come il mainnet verrà lanciato nel Q2 2019, quindi dovremmo aspettare un bel po' prima che la blockchain sia effettivamente operativa. E tra l'altro non specificano quando gli smart contract verranno effettivamente implementati.
Per quanto riguarda il team, è diviso in quattro parti, quindi il board, il team tecnico, il team commerciale e ovviamente gli advisor. Per quanto riguarda il board, sottolineiamo che Maricevic, il CTO, ha una esperienza di 6 mesi per quanto riguarda la blockchain, quindi positivo, ma per il resto non ha delle grosse collaborazioni con delle multinazionali. Invece, Kurezevic, altro membro del board, è vicepresidente nonché ingegnere di SES Techcom in Lussemburgo, che è una nota azienda quotata in borsa per quanto riguarda le telecomunicazioni. Per quanto riguarda il team tecnico, invece, l'esperienza è piuttosto consistente, anche se non proprio nel campo blockchain. Sottolineiamo due figure. La prima è quella del CEO, e cioè il capo appunto del team, Vojvoda, che ha un'esperienza di 2 anni e 4 mesi nella principale compagnia di telecomunicazioni croata. E poi un altro core developer, che è Jerković, che appunto ha esperienza di 1 anno e 6 mesi come software engineering a Facebook. Per quanto riguarda il team business, che come sapete riteniamo molto importante nel campo delle ICO, sottolineiamo principalmente questo membro, che ha collaborato, che ha lavorato per Microsoft come Business Development Manager per 7 anni e 8 mesi, quindi un'esperienza piuttosto solida. Non ci soffermiamo particolarmente sugli advisor, che sono molto consistenti e sono 14, ma che abbiamo personalmente verificato e che appunto riportano all'advisoraggio, oltre ad essere delle figure di comprovata esperienza. Per quanto riguarda le token metrics, facciamo notare che l'hard cap era in principio di 35 milioni e adesso è stata diminuita a 20, ottimo segnale, anche se forse un'altra diminuzione sarebbe auspicabile. Sottolineiamo che i bonus nella private sale sono piuttosto contenuti, del 20%, e che la percentuale distribuita dei token sarà del 35%. Ma veniamo ora alla nostra solita tabella riassuntiva dei pro e dei contro. Per quanto riguarda i pro, dobbiamo sicuramente inserire che il progetto è molto interessante dal punto di vista tecnologico e molto di tendenza, che il team è ottimo e ben spaziato, nel senso che l'esperienza è ben distribuita tra leadership team, team tecnico e team più commerciale, e inoltre che la ICO è vincitrice della ICO Pitch di Budapest di Balina e attualmente è al numero 3 della sua spreadsheet, e questo ovviamente potrà aiutare non poco in termini di hype. Per quanto riguarda i contro, dobbiamo sottolineare che questo segmento, e cioè quello delle high throughput blockchain, è molto affollato. Ricordiamo che sono usciti ultimamente molti progetti e molto molto ben fatti e interessanti. Su tutti citiamo QuarkChain e Zilliqa. Dobbiamo anche sottolineare che l'hard cap, nonostante essere stata diminuita, è ancora un po' alta, soprattutto tenendo conto delle condizioni di mercato che al momento non sono proprio ottimali. Altra considerazione che facciamo e che inseriamo nei contro è quella dei bonus. I token oggetto di bonus infatti sono bloccati, ma solo per la parte riguardante i bonus, quindi al massimo un 20%, e questo potrebbe essere un motivo di speculazione e quindi di dump in fase subito post ICO. Dobbiamo anche sottolineare come l'hype al momento non sia ancora altissimo e il canale Telegram dell'ICO raggiunga a malapena i 14.000 membri. Sottolineiamo anche che però il fatto che sia stata messa al terzo posto della spreadsheet di Balina ovviamente andrà a cambiare questa condizione. Per quanto riguarda Tolar è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo che qui sotto trovate il link per l'accesso alla nostra spreadsheet, che raccoglie il ranking e l'analisi di oltre 250 progetti, e ai nostri canali Telegram, nei quali potete chiederci qualsiasi cosa riguardante le ICO e il mondo delle cripto in genere. Prima di mettere un mi piace al video, cercate di capire se vi rimane qualche dubbio su questo progetto, nel qual caso scrivete qui sotto la vostra domanda. Sarà un piacere per noi rispondervi. Ciao!